per essere aiutato. E niente, noi che cosa è successo? È successo che da questo incontro con Cristiana e con Patrizia già ce l'avevo in mente di fare un convegno dedicato alla brigantessa, brigantaccio post-unitario, pre-post-unitario. Perché? Perché diciamo che mentre nel 1799, che noi io e Fernando stiamo girando il regno per parlarne e presentare il libro sul Ruffo, non c'è contaminazione perché la materia è molto complessa e quindi nessuno si può avventurare. Sui fatti del 1860 ultimamente c'è una contaminazione veramente esagerata su quelli che sono stati questi eventi. Ci sta chi gli dà una versione, un'angolazione di lotta di classe, niente di più falso. Non è nessuna lotta di classe, qui parliamo di uno Stato che fu invaso, che si difendeva da un esercito invasore, da un disegno geopolitico globale, lo faceva in tutti i modi, ma tutto pensava tranne una lotta di classe. Addirittura l'amico Fernando Cedrone mi ha detto che aveva i documenti che praticamente nella zona della Valle di Comino, donne e uomini che si dettero la macchia in maniera inaspettata, si fecero tatuare sull'avambraccio la Madonna di Loreto, quindi erano persone che si cercavano di difendere un proprio regno che stava sparendo una tradizione millenaria e stava sparendo anche la fede cattolica, come noi abbiamo visto con questa apostasia che c'è ormai in giro. Quindi niente di più falso di da queste letture gramsciane, chiamo gramsciane, però poi dopo dimenticano che Gramsci diceva che la questione meridionale nasce per cancellare la questione settentrionale. Tutti di questo passaggio lo dimenticano, mentre questa lotta di classe. Per quanto riguarda invece le brigantesse, erano le stesse donne che combattevano e che davano una mano agli uomini che combattevano fin dalla battaglia di Lepanto, quando Giovanni d'Austria andava giù a combattere le donne della Campania oggi, della Lucania, della Calabria, davano una mano agli uomini che andavano a combattere a Lepanto. La stessa cosa accadde nella Vandea, le donne della Vandeane che davano una mano ai propri uomini per combattere contro il giacobinismo che era ormai diventato imperante. Quelle del 99, quelle del 20, tutte donne che hanno sempre combattuto insieme agli uomini per difendere la propria terra, la propria fede, la propria tradizione. Quindi chi dà una lettura di femminista di queste donne non fa altro che dare un'altra lettura completamente sbagliata, che non c'entra assolutamente nulla su questo. La novità però delle brigantesse, studiando il professor Scafoglio, qual è stata? È stata che, ecco perché il titolo guerrigliere, sono state donne, sono iniziate le donne soldato, credo, poi ne parlerà sicuramente il professor Scafoglio. Soldato perché? Perché vengono inquadrate, siccome molte delle bande brigantesche non altro guidate da ex sottufficiali borbonici, quindi sapevano perfettamente come inquadrare le bande in maniera militaresca, loro divengono donne soldato. Questa è la novità sicuramente che c'è stata. Poi dopo la legge Pica, che fu una cosa devastante, ognuno poi, come dire, tana libera tutti, ognuno cercava di salvarsi come poteva e cercava di prendere la soluzione che voleva. Perché Regina Maria Sofia? Perché? Perché addirittura io ho ascoltato qualche mese fa da questi storici che Gramsci definiva salariati, che era una figura romantica, forse la scambiava con la Sissi, non lo so, l'avevano definita, no, perché la storia ormai non serve più, anche se la gente si fa di storia, ma la storia non è una cosa che non esiste più. Quando invece parliamo di un personaggio di una spessura incredibile, è vissuta pochi mesi a Napoli per essere amata e per amare allo stesso modo follemente il proprio regno e i propri sudditi napoletani e napolitani, che fino all'ultimo giorno della sua vita ha cercato di combattere per difendere quello che era, che gli apparteneva, sentiva proprio un regno e il suo popolo, ed è tranquillamente una delle persone che può essere messa nelle donne, nei personaggi del mito. Il nostro territorio è sempre stata la terra del mito. I miti greci, i miti italici, non hanno nulla a che vedere con il romanticismo, è gente che è morta ed ha dato un sacrificio enorme per difendere il mito della propria esistenza e della propria terra. E quindi ci tenevo che, poi presenterò personalmente l'oratore, che si parlasse di questo. E poi 150 anni di Michelina di Cesare. Michelina ultimamente l'abbiamo vista ovunque, è stata umiliata per la seconda volta. Abbiamo visto vicino una birra chiamata Gruda, l'abbiamo visto sui giornali che una volta io leggevo ai barbieri, manco più la città, l'ho vista chiamata sociale, l'ho vista in tante situazioni drammatiche, usata in tutte le salse, ma non ci è stato dato il giusto
lo giusto onore. Quest'anno cade il 150enario, il relatore di questa sera sono di enorme valore, e quindi tutti quelli che faranno i convegni dopo questo giorno dovranno confrontarsi con i valori di oggi. È ovvio che per Michele di Cesare non poteva non esserci Fernando Riccardi, che personalmente lo, in materia di brigantaggio lo considero la rete di Franco Morfese, più volte ce l'ho detto. Per quanto riguarda la regina, perché Mino De Biasi? Ci sono sicuramente tantissimi storici che forse potranno sapere più di lui, però io, come ultimamente ho fatto anche più in Occa Secca, c'è bisogno di riportare i napoletani a parlare della propria storia, perché è inutile che noi ci vogliamo girare attorno. Sanvitisti, Lazzari, Briganti, Borbone sono strettamente legati a Napoli e alla napoletanità, e ci serve gente che viene da lì per trasmettere un'emozione che spero che riuscirà a trasmettere. E poi oggi Fiore all'Occhiello e il professor Scafoglio, altra tele di lavoro, professore a dati natali a Giustiniano Nicolucci, nato borbonico e morto italiano, vabbè. Ha dato i natali a Filippo Cirelli, illustre scienziato. A Rocca Sacchi ha dato Natale Giambattista Amati, è stato un grandissimo medico di Re Ferdinando, addirittura è stato quello che ci ha permesso di bere il caffè con i suoi studi, che a quell'epoca sembrava che fosse veleno. Invece, grazie ai studi di Amati, abbiamo scoperto i benefici del caffè e oggi è diventata la bevanda più bevuta al mondo, grazie a uno di Rocca Sacchi. Quindi il professore, fatta di lavoro, l'accoglie con questi, in prima risolvimento di questi scienziati, e spero che la vostra presenza valga veramente la pena per la vostra conoscenza e per voi. Prima di dare la parola a Patrizia, facciamo fare un altro pezzo a Silvano Boschi e Giuseppe Marro, detto Beppe Ghiacciolo, che ci accompagnano. Beppe Ghiacciolo è molto importante perché dalle nostre parti ancora oggi si usa. Spesso si conoscevano le persone attraverso i soprannomi. Se voi andate a Cassino e dite chi è Giuseppe Mari, ci chiede, ma sentite.